quelli che ti hanno raccontato? Io credo proprio di sì. E sai come? Ci sono infinite possibilità, infinite, veramente tantissime. Devi soltanto scegliere quella giusta, devi soltanto scegliere quella che ti appartiene. Io, nella mia storia, nella mia esperienza, ho visto che cosa fa meglio al mio corpo quando ha bisogno di un supporto e cosa fa peggio. Spesso le medicine che prendevo facevano peggio e invece qualcosa di più naturale mi aiutava a guarire più in fretta. Esistono infinite possibilità di guarigione, bisogna semplicemente scegliere quella che più ci appartiene. Ti racconterò brevemente la mia esperienza. Due volte mi sono sentito molto male, ho avuto l'influenza e due volte sono guarito seguendo una certa alimentazione e una certa, diciamo, rigidità integrazione naturale di prodotti. E di questi prodotti oggi voglio parlarti. Voglio parlare di zenzero. Sai cos'è lo zenzero? Sai come si usa lo zenzero? Sai che sapore ha lo zenzero? Per quanto mi riguarda, lo zenzero è presente nella quotidiana alimentazione. È importante lo zenzero perché è un ottimo antinfiammatorio. Hai mai sentito quella sensazione la mattina quando ti svegli con il mal di gola? Se ti svegli con il mal di gola, prova ad assaggiare un po' di zenzero e vedi come ti passa, 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 vedi come ti passa. Lo zenzero è vero e proprio miracolo per il corpo umano. Io credo che tutte le persone dovrebbero approfittare delle proprietà dello zenzero. Ci sono gli effetti benefici che si possono avere grazie all'integrazione dello zenzero. Ma prima di parlare degli effetti benefici voglio capire come facciamo a usare lo zenzero in cucina, o non soltanto in cucina. Però noi parliamo dell'uso che se ne fa in cucina perché è quello a cui io sono più abituato e quindi riesco a dire più cose su questo. Magari riesco a dirne meno su cosmetici o su altri utilizzi. In cucina si può usare grattugiato, magari in una calda vellutata quando è inverno. Si può usare grattugiato anche nei dolci, magari nelle torte. Si può usare in diverse forme. Grattugiato è una di quelle più utilizzate perché naturalmente riusciamo a fare più come si dice? Riusciamo a utilizzarlo meglio, ecco perché il suo sapore viene spalmato in tutto il piatto in modo più uniforme. Lo zenzero ha un sapore molto forte, sembra un po' un incrocio tra un limone e il peperoncino. Hanno fatto lo zenzero queste due. È un sapore molto forte, a tantissime persone dà anche fastidio, per cui piccolissimi pezzetti per volta, a meno che non lo grattugi. Se tu lo grattugi, allora lo puoi utilizzare in maniera anche un po' più sostanziosa perché è più facile da inserire all'interno di un piatto grande, magari una grande preparazione. Si può usare anche un po' di zenzero all'interno dell'acqua della pasta. Quando vuoi bollire la pasta, puoi mettere un pochino di zenzero per aromatizzare quell'acqua e in questo modo la pasta potrebbe assorbire un pochino di caratteristiche dello zenzero, anche quelle benefiche, oltre che quelle di sapore. In cucina quindi ha diversi utilizzi. Io lo consiglio molto nei dolci e lo consiglio molto nelle vellutate. Per quanto riguarda le sue proprietà, invece, anzi, scusami, prima voglio anche aggiungere che mi stavo dimenticando, l'estratto oppure la centrifuga. Puoi utilizzare un pezzettino piccolo di zenzero all'interno del succo che vuoi estrarre, per cui può essere unito magari alla mela e all'arancia e esce fuori un succo buonissimo. Sta molto bene anche con le carote o per esempio con della frutta più acidula come magari il kiwi o i mandarini, frutta insomma agrumi, con gli agrumi sta molto bene. Ma adesso voglio parlare anche di
quelli che sono le sue proprietà benefiche e quindi abbiamo detto è un ottimo antinfiammatorio se la mattina ti svegli con un pochino di mal di gola. Acqua, zenzero e un pochino di limone vanno benissimo e il mal di gola passa sicuramente per tutte quelle che sono addirittura le problematiche legate alla infiammazione muscolare o articolare. Lo zenzero è assolutamente indicato sempre per via orale, quindi va ingerito, va mangiato. Il suo sapore è molto forte, come ho detto prima, suggerisco di unirlo ad un agrume, spesso con le arance il sapore viene coperto completamente, quindi lo consiglio tantissimo. Un'altra caratteristica molto importante dello zenzero è quella che aiuta a digerire. Infatti è un ottimo digestivo, molto molto migliore degli amari o altri digestivi in pasticche che si utilizzano spesso. Lo zenzero aiuta lo stomaco a lavorare meglio, per cui dopo un pasto abbondante un pochino di zenzero serve per riuscire a digerire tutto quanto molto meglio. Un'altra caratteristica molto molto importante è l'effetto contro la nausea. Infatti, se c'è un pochino di nausea nello stomaco, lo zenzero riesce ad attutire tantissimo questa nausea. Addirittura, se c'è proprio del vomito, lo zenzero può essere d'aiuto anche in quel caso. Magari comunque va dosato bene. Se c'è del vomito, generalmente è inutile continuare a mettere dentro lo stomaco qualcosa, perché se vuole uscire, facciamolo uscire, non è che facciamo entrare altre cose. Comunque, se c'è della nausea che potrebbe portare al vomito, allora è consigliato un pochino di zenzero per aiutare lo stomaco a lavorare meglio. Ci sono tantissime altre caratteristiche che vorrei spiegare dello zenzero, però inutile che ci dilunghiamo troppo. Anzi, io ti consiglio di provarlo. Ho qui intanto una piccola radice di zenzero, è fatta in questo modo, questi sono due germogli. Se si lascia lo zenzero in un posto, diciamo, asciutto, lontano dalla luce del sole, eccetera, addirittura possono crescere dei germogli. Un'altra cosa molto importante è per guarire, diciamo, da alcuni mali, anche quelli leggeri, ovviamente non mali enormi, quelli leggeri, un'influenza o un mal di testa o altro, io consiglio l'argento colloidale. L'argento colloidale è un liquido all'interno del quale sono contenute molecole di argento e è insapore, per cui si può tranquillamente ingerire in gocce. Mi sembra siano 30 gocce al massimo al giorno. L'argento colloidale ha un fortissimo impatto sull'organismo perché aiuta a combattere i batteri, i virus e i funghi. Quindi, se ci sono dei problemi legati a questi tre elementi, allora sappi che l'argento colloidale è un ottimo rimedio. Rispetto ad altre medicine naturali, può costare un pochino di più, però io posso raccontare una storia che riguarda me, che mi ha portato alla totale guarigione grazie all'argento colloidale. Per esempio, c'è stato questo periodo a dicembre, fine dicembre, in cui tutti quanti stavamo male, avevamo tutti l'influenza e io sono riuscito a superare la mia influenza in pochissimi giorni proprio grazie all'argento colloidale. L'ho inserito all'interno della mia alimentazione terapeutica che stavo seguendo, perché quando ho delle problematiche legate a queste piccoli fastidi come mal di testa, mal di stomaco, magari influenza proprio e un po' di febbre, cerco di mantenere un'alimentazione estremamente sana, fatta di frutta fresca, biologica e diversi tipi di verdure, vegetali, integrali, eccetera, per cui diciamo anche un pochino più limitata, non soltanto più mirata, ma anche più limitata, con l'integrazione di particolari sostanze come può essere lo zenzero, si alza un pochino di più il suo grado di assunzione e si aiuta insieme all'argento colloidale. Tra l'altro, l'argento colloidale non dà problemi di nessun tipo con altri prodotti qualsiasi tipo, nel senso che non va in contrasto con qualcosa che stai già assumendo o
esempio lo zenzero non va assunto in maniera estremamente elevata perché potrebbe dare fastidio ad altri alimenti e alla digestione di altri alimenti, va comunque dosato. Invece l'argento colloidale è straordinario perché comunque le 30 gocce al giorno non dà fastidio se stai usando un farmaco particolare, un alimento particolare, non va in contrasto con nulla, per cui va benissimo assumerlo senza preoccupazioni e con la consapevolezza che qualsiasi virus, batterio o fungo all'interno di questo organismo viene attratto e poi espulso, grazie proprio alla capacità dell'argento di agire in questo modo sull'organismo. Quindi questi sono un pochino i metodi che io utilizzo quando sto un pochino giù con il corpo, ho le difese immunitarie un pochino più basse, quindi ho bisogno di un supporto, di un aiuto, di dare un aiuto a questo corpo di essere al 100%. Questi sono i due principali elementi che io non posso assolutamente trascurare e te li consiglio assolutamente, provali e magari dammi la tua esperienza, perché più siamo a raccontare questa storia e più è interessante che le persone inizino a indirizzare l'attenzione e la modalità di guarigione verso un'altra via, verso un'altra meta, ed è una meta più naturale, meno chimica, meno artificiale. E con questo io credo di aver detto tutto. Ti ringrazio per essere stata qui con me oggi. Come sempre è un grandissimo onore per me.